Ebbene sì, cari ragazzuoli, mi è giunta voce che il Cotaletta abbia parlato di me nell'ultima live, abbia nominato il Buzzo. Infatti un mio follower si è infiltrato nell'ultima diretta del Fabiano Cotaletta, che ci fa anche rima, facendo il mio nome, parlando di me, e il Cotaletta ha ceduto. E dunque sentiamo cosa ha da dire del Buzzo il Cotaletta. Allora, per me gli Stati Uniti sono il più grande manicomio a cielo aperto del mondo, mentre la Germania è il più grande carcere a cielo aperto del mondo. Oh, scusate, ho dovuto iniziare con degli argomenti di cui il Cotaletta non ne capisce una mazza, ovvero Stati Uniti e Germania, pur vivendoci. Oh, gli Stati Uniti, l'odio verso gli Stati Uniti, più o meno, è come accade con il Lambrenedamus. Entrambi odiano gli Stati Uniti per ragioni a loro sconosciute. Non è che hanno fatto delle ricerche sugli Stati Uniti, no, ne parlano così, tanto per accontentare, per far felici gli odiatori complottari degli Stati Uniti. La Cina è la più grande fabbrica a cielo aperto del mondo, l'Italia è il più grande museo a cielo aperto del mondo, gli Stati Uniti sono il più grande manicomio a cielo aperto del mondo. Seguo il canale del simpaticissimo Il Buzzo. Ah, Il Buzzo, ah, poverino, dai, lui. Ho visto un video, ah, dopo mi vorrei... Ma come poverino? Sì, ho avuto momenti di poverinità. Me la collo, come dicono i romani. Legare a un altro hater, a un altro... Ma no, io non sono un hater. L'hater principale del Fabiano Cotaletta è lui stesso, è lui che odia se stesso. È l'hater principale del Cotaletta. Vabbè, Il Buzzo è un poverino che fa dei video, poi li guarda lui, sua zia, altri due youtuber sfigati. No, mia zia, ahimè, non li guarda i miei video, in quanto, non capendo l'italiano, mia zia non è italiana e dunque non può guardare, ahimè, i miei video. Chiaramente qui faceva riferimento a Maurizio di Vivi Stoccarda, a Silvia di Sylvie's Little World. Però ragazzi, non so se avete notato la scocciatura proprio nel suo volto del parlare di me. Proprio si vedeva che non gli andava proprio, perché comunque sia, facendo il mio nome, scusate la ripetizione, mi sta facendo pubblicità. E dunque ha ceduto un po' ad una trappola per, diciamo, per persone dell'asilo nido, trappola proprio basilare dei tuoi, tra virgolette, nemici. Non si parla del tuo nemico, a parte che io non sono un suo nemico. Ripeto, il suo nemico principale è il Cotaletta stesso. Ne sono venuto a conoscenza l'anno scorso, l'estate scorsa. Una mia amica mi ha fatto vedere un suo video mentre eravamo a letto e visto uno, visti tutti, insomma. Ah sì, certo, visto uno, visti tutti, perché parlo facendo video reaction su personaggi dove, visto un video, ne hai visti tutti, chiaramente. Oddio, guarda, ragazzi, si vede proprio l'incazzatura nel suo volto. Non ne voleva parlare il Buzzo e invece ha ceduto. Il bello è che, ragazzi, gli hater sono... Allora, a parte che si dice gli haters, plurale di hater è haters, non hater. Sono coglioni due o tre volte.
No! Ma come? Mi chiama con quella parolaccia là. Ma che caduta di stile. Io non l'ho mai chiamato con quella parolaccia là. E vabbè, si vede che il Cotaletta, avendo un lato più bambinesco, allora ha dovuto usare quella parolaccia là. Che peccato, che caduta di stile. Prima di tutto sono coglioni perché si concentrano su cose che non gli piacciono. Secondo tu? No, non è vero. A me piace fare le reaction a personaggi del genere e sono divertentissimi. Una perla dietro l'altra. Lui, a differenza del Lambrene Damus, il Lambrene Damus non mi ha mai citato, ragazzi, fateci caso. Invece il Cotaletta, essendo ancora inesperto del campo, ha ceduto ed è caduto nella trappola. Sono coglioni perché magari invece di dare delle frecciatine, invece di dare fastidio all'oggetto del loro odio, invece motivano di più. Non penso proprio. Gli ha dato d'un fastidio, ragazzi. Si vedeva lontano un miglio. E il terzo motivo per i quali sono coglioni è che non fanno strada, insomma. Non fanno strada. Fanno strada, ma noi abbiamo altri target, caro Cotaletta. Non facciamo video solamente per fare visualizzazioni. Fabiano, perché ami così tanto Taranto? Ma chissà, non ci sarà mai stato. Ci sono mai stati episodi, della polizia? Tu devi rispondere alle domande, Cotaletta. Non ti devi soffermare troppo sui tuoi presunti haters. Vabbè, dai, quanti minuti abbiamo fatto? Vediamo un po'. Stiamo quasi arrivando ad 8 minuti. A me, voglio dire, un po' di visibilità sicuramente fa piacere, mi porterà haters, va benissimo. Gli haters, come ci insegna il maestro Cotaletta, fanno bene al canale. Forse quella è l'unica cosa che ha azzeccato del discorso YouTube. Allora, io direi che vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzuoli!